Eh. Ah, buongiorno e benvenuti a tutti alla presentazione della Corsa dei Santi 2021 dopo eh, l'edizione virtuale del 2020 quest'anno eh, la gara torna in presenza. Eh, era il primo novembre del 2008, quando proprio alla fine eh, di via della conciliazione, quindi in piazza Pio XII, eh, la piazza prospicente San Pietro, si animò un insolito via vai di atleti eh, di qualsiasi ordine grado e grado ed età, e tutti con un pettorale, tutti pronti su una linea di partenza di una corsa che sembra un po' strana, soprattutto per la data, l'1 novembre, e era la partenza eh, della prima edizione della Corsa dei Santi, un evento eh, ideato e organizzato dalla Prime Time Promotion, una società già nota per un evento che gravitava attorno al Vaticano, ovvero il concerto di Natale in Vaticano, e eh, la Prime Time aveva ehm, pensato di rispondere a, ad alcune esigenze eh, che erano appunto la motivazione per cui si organizzava una corsa. E il primo era promuovere un uh, sano spirito sportivo, quindi uh, una, un evento proprio per tutti, molto vicino a quello uh, di Don Bosco di cui sono figli i salesiani, che subito si sono uniti in questa vera e propria impresa. Poi offrire a migliaia di persone provenienti da tutta Italia, nella realtà, ma anche eh, da molte nazioni europee negli anni eh, successivi, di eh, vedere le bellezze del centro storico eh, di Roma attraverso la corsa, perché il percorso della corsa dei santi è un unicum, è qualcosa di eh, veramente eccezionale. E, e poi costituire una risposta cristiana alla festa di Halloween, che è la sera precedente, che è una, sappiamo, una festa pagana eh, degli, nata negli Stati Uniti, ma che si è radicata molto eh, nella nostra nazione, spostando l'attenzione eh, da appunto una festa dove eh, si celebrano dei mostri eh, a invece l'immensa schiera di santi che la Chiesa festeggia eh, liturgicamente proprio l'1 novembre, giorno eh, di ogni Santi. L'evento però aveva anche un'importante valenza umanitaria e l'ho sempre avuto perché a promuoverlo era ed è ancora la fondazione, era all'epoca la fondazione Don Bosco nel Mondo, oggi Missioni Don Bosco, che si era unita a questa impresa degli organizzatori e eh, ha utilizzato eh, questa, eh, questo evento per sensibilizzare il grande pubblico verso la solidarietà, ovvero verso le decine, se non centinaia di missioni eh, att ancora attualmente presenti in tutto il mondo. La proposta era quella di condividere quindi un'iniziativa missionaria che aveva per oggetto all'epoca il problema dei ragazzi di strada della Repubblica Democratica del Congo. E eh, questo strumento di partecipazione poi, eh, collettiva e, e più ampia, veniva offerto da una trasmissione televisiva che ci ha accompagnato in tutti questi anni, che è sempre stata in diretta eh, su eh, Canale 5, uno speciale TG5. Eh, predisposto proprio per la corsa dei santi, eh, nella quale veniva poi indicato un numero solidale eh, per appunto eh, stimolare eh, le persone a donare in favore di questa missione. Eh, sono passati 13 anni, questa è la tredicesima edizione. Lunedì 1 novembre, eh, di nuovo i runner, i podisti, di qualsiasi ripeto, ordine e grado, saranno di nuovo in piazza Pio XII per partecipare, testimoniare la loro vicinanza a questa missione e quest an anche quest'anno si potrà donare il numero solidale, già è aperto e sarà aperto fino al giorno 2 novembre e il numero è il 44586, poi lo vedremo e lo ripeteremo. Allora, Uh, ho fatto un po' di storia, ma prima di cedere e presentare i nostri ospiti vi porto il saluto del presidente della SD Corsa dei Santi Paolo Scipioni che generalmente per i colleghi della stampa erano abituati a vedere al, al mio posto in questo caso perché per problemi di salute oggi non può essere presente e lo ringraziamo per il suo impegno eh, da sempre, quindi dal 2008 a oggi, ma soprattutto in questo periodo veramente di difficoltà sia lo scorso anno per appunto eh, aver creduto eh, in questo evento e quindi aver comunque eh, proposto la gara in modo virtuale e più quest'anno eh, di, con tutte ripeto le difficoltà che ancora ci sono, di aver deciso di eh, far continuare questa bellissima esperienza e soprattutto questa gara unica nel panorama eh, internazionale. Non mi dilungo. Eh, Ancora di più, al mio fianco eh, do il benvenuto a Don Daniel Antiunez eh, che ci presenterà le missioni Don Bosco e eh, alla mia eh, sinistra Antonio Labanca eh, della, eh, della Missioni Don Bosco. Allora, Don Daniel, prima di darle la parola però vediamo un video di missioni Don Bosco. 30 anni fa abbiamo iniziato il nostro cammino insieme con l'arrivo di Don Pier Luigi Suffetti, che ha lasciato la sua missione nelle Filippine per fondare la procura salesiana di Valdocco. Missioni Don Bosco. Dal 1991 combattiamo la povertà al fianco del più poveri in Africa, in Asia, in America Latina, nell'Europa dell'Est, in tutto il sud del mondo. Lo facciamo distribuendo cibo e acqua. con la concretezza ma anche con la visionarietà dello spirito salesiano. Dal 2014, proprio il senso pratico e l'energia di Don Bosco, portati da Gian Pietro Petenon, ci hanno spinti ancora più lontani facendoci crescere con i nostri benefattori e con tutti coloro che abbiamo sostenuto negli anni. Da 30 anni siamo accanto ai più vulnerabili nell'emergenza dei disastri naturali, delle pandemie, della guerra. Viviamo nei campi profughi, insieme a chi scappa da violenze e conflitti, nell'inferno delle carceri, della strada, con i bimbi e i ragazzi che non hanno una casa. Le ragazzine costrette a vendersi per vivere e con quelle vendute dai loro genitori. Abitiamo con il cuore in cielo e camminiamo con i piedi per terra, promuovendo i diritti dei più vulnerabili, delle minoranze etniche, dei bambini e dei ragazzi. Il diritto di credere. inclusione, all'istruzione e al lavoro. Il diritto al gioco di diventare grandi. I nostri occhi sono attenti e la nostra mano è tesa costantemente verso gli altri, verso gli ultimi, i più indifesi, i più bisognosi. In ogni angolo del mondo la nostra missione e restituire un sorriso e una possibilità ai più svantaggiati, ai più fragili. In tutti questi anni abbiamo percorso un lungo cammino e siamo riusciti a portare a termine molti importanti obiettivi. a me, sono arrivato dall'Argentina, prima meta dei primi missionari salesiani, per continuare a scrivere, dopo 30 anni, la storia di Missioni Don Bosco, insieme a voi. Grazie. E allora, Don Daniel Antunez, a lei la parola. Buenos días a todos. Eh, paciencia, si sí, es valio palabras porque solo arrivato llegado cinco meses a Roma eh, y como han sentido en, en el vídeo eh, me mancan palabras para per decir alguna cosa, ¿no? Yo puedo decir tante cosas con el mio cuore, pero la testa non no va, es eh, lenta. <laughs> Eh, bueno, realmente eh, Sí, eh, son arrivato De la Argentina, de Buenos Aires eh, Son eh, Nato En eh, eh, este puesto Lugar en el mío país eh, Veramente muy eh, Contento Feliz Para per, eh, poder hacer eh, este servicio A mia congregación no? De Sono portato della de fine del mondo. Veramente, veramente. Ebbene, ri ringrazio di questa possibilità, primamente a, a Dio, no? perché eh, possiamo eh, raccontare la storia di altri che non tutti i giorni noi guardiamo, no? che stanno lontano. E qualcuno di noi deve. Eh, Fare che, che l'altro eh, sia vicino a, alla nostra vita. E noi stiamo eh, in questo momento, in questo anno, eh, cumpliendo 30 anni di missioni. Eh, Don Bosco, no? eh, per noi e nel mondo, perché stiamo in tanto eh, posto e luogo de, del mondo eh, per aiutare. E, eh, Veramente Missioni eh, lavora tutti i giorni la fida eh, nostra e eh, la lotta, possiamo dire, è eh, stare accanto all'altro, all'altro che, che è il bambino, che è il giovane, che è il bisognoso, che è il povero. No? Eh, muove il nostro cuore questa sensibilità e, e fare tutto per l'altro. Il cuore nostro veramente eh, tutti i giorni si trasforma eh, in, in un volto nuovo, un volto nuovo: eh, in un volto che eh, se sarà un giorno un piatto di cibo, all'altro giorno sarà una penna, all'altro giorno sarà un tetto, sarà un letto, no? Eh, Y creo que, que Dios, eh, el volto de Dios está eh, en, en estos rostros que, que para nosotros son muy, muy importantes para nuestra vida. Misiones, eh, saliciones no, no es un fin, es un mezzo. Es un mezzo, no fin fines hoy. El fin es el otro, siempre será el otro. No? Eh, y será. Eh, questa possibilità che Dio dà a noi tutti i giorni per eh, fare che la vita dell'altro eh, possa essere una vita nuova, una vita eh, nuova e che possa sognare, che possa crescere, eh, che possa essere eh, plenamente umano e felice, umano e felice perché aveva tanti bambini e tanti giovani che non sono felici. Tutti i giorni eh, noi teniamo il dono e il regalo di Dio di aprire il nostro occhio e, e poter sognare e vivere il giorno. Aveva alcuni che non aprono il suo occhio o veramente se lo aprono non sa cosa fa. el día, eh, debemos eh, ser cercanos, debemos ser eh, buenos de cuore y debemos hacer que la tierra que, que nosotros eh, guardamos como, como tierra lejana, nosotros tengamos la posibilidad de hacer que, que esta tierra lontana sea vicina. veramente. è una responsabilità e è un don che Dio dà a noi tutti i giorni per fare questa cosa terra lontana noi possiamo e dobbiamo eh, fare che si avvicina all'altro no? devo finire con e eh, aggiungere questa cosa eh, cose. Dio tutti i giorni Como he dicho, eh, nos da el don, el regalo a nosotros de, de poder eh, soñar, de poder vivir, de poder comer, ¿no? de poder trabajar. Eh, en nuestra mano y en nuestro corazón está que nosotros podemos compartir lo que cada uno de nosotros vive para que otro eh, pueda tener esta posibilidad. Grazie a tutti per ascoltare. Grazie, grazie a Don Daniel Antunez per questa testimonianza molto viva. E adesso passo la parola al collega eh, Antonio Labanca dell'ufficio stampa eh, di Missioni Don Bosco, Valdocco Ollus. A eh, te la parola Antonio. Grazie Federico. Io sono qui in realtà per fare il portaparola eh, di due persone che abbiamo incontrato inizio mese. Sono Juan Pablo Sandoval, che è un economista che è applicato alla gestione complessiva di un progetto in Colombia che si chiama Ciudad Don Bosco, e il suo direttore, don Carlo Manuel Barrio Gonzalez, che lasciano i loro saluti, non possono essere presenti qui, eh, hanno avuto una, un ottobre molto intenso anche per visitare e trovare. Eh, aiuti qui in, in Europa per questo progetto Su da Don Bosco è nella zona di Medellin che è tristemente famosa e anche sanamente famosa come sapete bene eh, è la città capitale dello spazio eh, iniziale della droga in tutto il mondo ed è anche stata la sede di importanti eh, meeting eh, ecclesiali eh, sono i contrasti del Sud America che continuamente emergono eh, abbiamo parlato con loro del progetto specifico che Ciudad Don Bosco intende attuare, già sta attuando ma potenziare eh, nel, nell'immediato futuro. La Colombia, forse sapete, è il quinto esportatore al mondo di carbone. Eh, ha prodotto nel 2019 82,4 milioni di tonnellate di carbone andate in tutto il mondo. Nel 2020 la produzione si è dimezzata, l'incidenza però della mortalità in queste eh, miniere è paradossalmente invertita: eh, 82 vittime totali nel 2019, 171 nel 2020. Possiamo dire purtroppo che per ogni milione di tonnellata eh, di, di, di carbone c'è un morto in, in Colombia, quest'anno due anzi quattro se usiamo eh, aritmeticamente i dati forniti. Ma il, il problema sul quale siamo concentrati riguarda in particolare le miniere abusive, quelle che sono magari state abbandonate dalle imprese che le hanno aperte e riprese dalla popolazione oppure costituite ex novo eh, addirittura da famiglie, da singole famiglie che hanno... Disponibilità in questo territorio di Antiochia di una terra nel sottosuolo ricca di, di questo minerale. Eh, ci sono però dei dati anche qui eh, recenti: a luglio eh, scusate, a giugno del 2021 eh, si è registrata l'ennesimo eh, dramma con due morti, sette persone disperse, tre feriti, ma quello che colpisce maggiormente ed è più vicina al nostro obiettivo progettuale, è quella che una miniera illegale, eh, il 25 agosto ha visto 12 morti, un ferito. E il totale che vi dicevo prima dei, delle persone decedute nel lavoro in miniera in Colombia, per il 60% è fatto di persone eh, che hanno lavorato, hanno scavato dentro miniere illegali. Uh, il responsabile amministrativo che vi dicevo, Juan Pablo Sandoval, ci ha lasciato un breve intervento che dalla regia possono far partire. È un 35enne, laico, sposato, che ha dedicato la sua vita dedica la sua vita a questo progetto di Ciudad Don Bosco. El programa dejando huellas en los municipios de Amagaya Angelópolis, al sur de Medellín, fue creado en el año 1997, cuando se evidenció que los niños y jóvenes más pequeños eran explotados y utilizados en las minas de carbón de estos municipios. ¿Por qué? Porque su tamaño les permitía entrar en los socavones y en los huecos para poder desarrollar esta tarea. Los salesianos al darnos cuenta de esto, empezamos el desarrollo de nuestro programa sacando a los niños de las minas de carbón y previniendo que nuevos niños entraran a trabajar en ellas. Así es que ya llevamos 25 años trabajando en este proyecto que ha sido muy exitoso para estos niños, mostrándoles un nuevo camino, integrándolos al sistema académico en sus colegios y logrando con ello que los niños no vayan a trabajar y no sean explotados en las minas de carbón. Adicionalmente, también prevenimos que los niños entren a la cultura y a todas las dinámicas económicas y sociopolíticas de este municipio. Me refiero a problemas de consumo de drogas, a problemas de prostitución infantil y a problemas de integrar grupos armados en estos territorios. Tenemos un equipo interdisciplinario psicosocial que cuenta con psicólogo, Trabajador social, nutricionista e pedagogo che hace tutto il lavoro di accompagnamento a los niños e a sus familias per evitare che estos recaigan in tutte estas dinamiche che ho commentato. Ha sintetizzato egregiamente eh, il problema e l'intervento che i salesiani vogliono fare. Da 25 anni e più sono presenti in questo territorio. L'opera Ciudad Don Bosco era stata già evidenziata da missioni Don Bosco in passato per la questione dei ragazzi, dei bambini eh, presi come combattenti nella guerriglia e se non come combattenti nel caso delle ragazze anche come prostitute e eh, dei ragazzi per i lavori più umili da fare nel, nei campi. Ma eh, la questione che, che ci hanno fatto presente Juan Pablo e Carlo Manuel è che ehm, non si tratta solo di prelevare eh, i ragazzi dalle condizioni in cui si trovano e portarli a vivere una potenzialità diversa. Il problema è culturale. Eh, i, I committenti di questi scavi nelle miniere sono gli stessi genitori dei ragazzi che hanno mh, una condizione di povertà estrema e non possiamo assolutamente giudicare questa loro scelta, ma si può però intervenire sulla possibilità loro di comprendere la gravità delle situazioni in cui, in cui versano loro, come famiglie, e i figli, come minatori sfruttati, appunto, come si spiegava, per, la, eh, per il loro corpo piccolo e agile che è in grado di entrare in queste miniere, dove si può anche poi morire. I salesiani hanno quindi. Iniziato la loro attività incontrando questi ragazzi, parlando con loro, invitandoli a fare la vita da ragazzi per quanto era possibile, ma hanno compreso e stanno già attivando da tempo e vogliono potenziare questo lavoro che è di incontro con le famiglie attraverso un'operazione eh, complessa in cui sono coinvolti operatori sociali, psicologi, eh, anche le autorità locali per coinvolgerle in una progettualità nuova. La questione è di superare intanto la, la contingenza di queste situazioni estreme in cui droga, alcol condizionano la vita eh, delle, delle famiglie, da questo scaturiscono le violenze anche all'interno del gruppo familiare o del, dei, dei villaggi, gli abusi sessuali nei confronti delle ragazze in particolare. Per pensare a un intervento di natura... Educativa più, più, più articolata, più complesso, eh, nel quale eh, la eh, questione è, è subito apparsa come una sfida alta, perché non è una correzione di singole entità, di singole situazioni, ma è il tentativo di cambiare una mentalità e anche un'economia di, di, di questo territorio, di Antiochia. Che Appartiene a un bacino minerario importante che è il Sinifanà. La valutazione che si fa è che ci siano delle potenzialità nel campo agricolo, eh, ma eh, già, già fin d'ora, in funzione delle città, a Medellin in particolare, eh, la possibilità di creare posti di lavoro per giovani specializzati nelle diverse arti e, e discipline tecniche. La scuola di formazione dei Salesiani, che è una realtà presente in tutto il mondo, anche lì eh, gioca le sue carte realizzando con i ragazzi percorsi di formazione nelle diverse specialità. E questo è eh, in condizione di assorbire eh, le, le richieste con, con grande capacità, con provenienze diverse. Accennavo prima ai ragazzi. Eh, che, che hanno fatto parte dei gruppi armati e purtroppo in alcuni casi fanno ancora parte di gruppi armati contro il governo centrale, eh, ma eh, sono percorsi integrati che permettono di vivere interamente la propria vita eh, in un ambiente che sia distanziato quanto occorre dalla, eh, dalla realtà più, più drammatica e di ottenere attraverso questi percorsi formativi una patente di cittadinanza a tutti gli effetti per poter diventare poi eh, capaci di offrirsi sul mercato del lavoro. Eh, c'è da dire che eh, il 50% dei ragazzi di questo territorio, che è diviso tra due città, quella di Amaga e di Angelopolis, eh, non frequenta più le scuole dell'obbligo e eh, c'è un residuo di un ragazzo su cinque. Che non è, non è alfabetizzato in alcun modo. Quindi c'è cioè, un impegno primariamente nella formazione di base alla scuola, alla eh, socialità che, che, che è importante per, per queste situazioni, quanto lo è per noi qui. Ma eh, c'è anche un intervento, osservavo che nel bilancio preventivo che, che i salesiani di Ciudad Don Bosco hanno sottoposto. La parte più consistente è proprio quella di opera che, che paga operatori sociosanitari in grado di intanto raggiungere, interloquire con, con questi ragazzi, con le loro famiglie e poi di eh, attivare dei percorsi di abilitazione e di riabilitazione eh, sociale. Questo è il eh, percorso eh, che, che è la sfida più importante. Mm, ci faccia presente, chiedevamo poi... Cosa l'agricoltura può fare in quei territori eh, è una sfida ancora più grande. Nella sfida eh, sapete che la Colombia è il principale esportatore di, di coca. Eh, un chilo di coca vale all'origine 4.000 euro. Passando da Messico, Stati Uniti, Europa, Australia e quindi arrivando al consumatore finale, eh, il prezzo arriva a 100.000 euro a, al chilo, eh, dollari scusate. Eh, ci facciamo presente che neanche il petrolio può competere con un mercato di questo livello, eh, non ci sono produzioni facili da contrapporre perché nel caffè nel cacao, per quanto preziosi, possono raggiungere questi livelli. Ma eh, l'unione con le autorità governative e le autorità locali che i salesiani propugnano, stimolano e, e vivono con, con intensità è proprio in funzione di una. Uh, di un cambiamento strutturale dell'economia locale e questo è diciamo quello che a partire da un uh, piccolo contributo come quello che possiamo dare noi da qui a un progetto che riguarda i ragazzi della miniera davvero si può pensare di andare oltre di immaginare un futuro possibile sano per i ragazzi. Grazie Antonio La Banca. Lo vedete appunto il numero solidale è 45586 per la missione eh, di questa edizione. Ridiamogli la loro infanzia. Allora farei partire lo spot della missione scelta quest'anno. Molti bambini colombiani sono costretti a lavorare a sottoterra, imprigionati negli stretti conicoli delle miniere. Aiuta i missionari salesiani a liberarli da questa schiavitù per ritrovare i loro diritti, la dignità, l'istruzione e una formazione che li aiuti a inserirsi in una società migliore. Rediamogli la loro infanzia. Chiama o invia un SMS al 45586. E allora invitiamo di nuovo tutti ad aiutare eh, questa missione che appunto ci è stata spiegata nei dettagli. E eh, prima di chiamare eh, la nostra testimonial, eh, vorrei ridare la parola al presidente di Missioni Don Bosco a Don Daniel sì. Antunez per eh, una, un inciso. Piccolo, eh, no aggiungere una, una eh, ho dimenticato una cosa eh, molto importante per noi procura. Eh, procura eh, deve ringraziare a tanti benefattori che tutti i giorni eh, fa il di apportare un pezzettino diciamo in molto eh, perché il cuore generoso è molto importante nostra procura veramente eh, eh, viviamo vivono dei de benefattori okay? E decidere ad aiutare l'altro, sì che ringraziare a tutti e, e continuare e, con, con loro per e, e continuare aiutando, no? a, a, al che io ho detto al bisognosi ai al poveri a, a, a tanti che, che non posso sognare come facciamo noi e, e come viviamo oggi ringraziando a Dio. No? Grazie. Grazie a lei, Don Daniel. E allora Uh, adesso chiameremo uh, una delle nostre dei nostri anzi testimonial ma uh, dunque ricordiamo l'1 novembre lunedì tredicesima edizione si partirà alle ore 8 e 30 e, mh, e appunto eh, la corsa è dedicata a questa missione quindi eh, il progetto solidale è ridiamogli la loro infanzia e come ogni anno appunto eh, ci sarà uno speciale che andrà sul canale 5 quest'anno, eh, lo speciale sarà eh, in, diciamo, in diretta con delle finestre su un mattino 5. Eh, quindi eh, anche lì eh, riproporranno interviste e vari temi. Eh, le previsioni, come dicevamo eh, all'inizio, eh, non, eh, non siamo ancora tornati ad una normalità. Eh, quindi pensare di tornare alle 7.000 e anche più persone partecipanti che ha fatto registrare la Corsa dei Santi negli anni, eh, negli anni precedenti non sarà possibile ma ad oggi le previsioni eh, ci dicono che eh, si supereranno le 1500 eh, persone che comunque saranno un bel effetto e daranno un'ottima eh, testimonianza dicevamo ehm, tra eh, ne, nel corso di questi anni tanti eh, atleti Olimpici e paralimpici, ma anche artisti hanno, eh, ci hanno messo la faccia e il cuore per aiutare, per amplificare il messaggio. Eh, citiamo, ad esempio, negli anni scorsi Giusy Versace, atleta paralimpica, Carl Lewis, insomma, forse uno. No, forse uno dei dieci più grandi atleti in assoluto di ogni sport eh, olimpici. Quest'anno avremo per la parte artistica il cantante Moreno. E per quanto riguarda la parte sportiva, come già da qualche anno ci sarà, eh, l'argento la, la, eh, più volte argento olimpico. Salto in lungo Fiona Mei e la due volte argento paralimpico di velocità eh, atleta delle fiamme gialle, Oksana Corso che è qui con noi e che lunedì 1 novembre sarà la partenza. e Tra l'altro, Oxana, che è vero che è una velocista, ma eh, quando era eh, diciamo ragazzina proprio, veniva qui alla partenza della Corsa dei Santi e qualche un volta chilometro. ha partecipato. Faceva ecco un chilometro massimo, un chilometro e mezzo, ma era qui presente, anche se non era testimonial <ride> all'epoca, <ride> ma no, sì, non, eh. non mi sarei mai immaginata Prego, ad oggi di poter essere qui come testimonial, perché ovviamente quando ero più piccola, so sognavo di diventare una grande atleta, no? Eh, però i sogni non sempre si realizzano, invece devo dire che il mio si è realizzato, o almeno in parte, perché manca ancora sempre un tassello, c'è sempre quel limite in più da superare, però sono felice di, di essere portavoce di, di una cosa così grande come questa missione e, e mi rendo conto che lo sport non faccia bene solo alla salute, ma quanto faccia bene proprio all'anima. Delle persone, e, e grazie ad eventi come questo, possiamo dire che effettivamente lo spirito è quello che conta nelle persone, e quindi riuscire ad arrivare al cuore. Noi, come Comitato Paralimpico, abbiamo un simbolo diverso dai cinque cerchi che rappresentano i cinque continenti: abbiamo i tre agitos, che rappresentano corpo, mente e anima. E mi rendo conto che, che l'anima noi ce la mettiamo tutti i giorni, noi atleti, e eventi come questi si, penso non si debbano fare solo il primo novembre, si dovrebbero fare tutti i giorni. Perché è vero che bisognerebbe aiutare i deboli, come in questo caso i bambini, ma in realtà bisognerebbe proprio aiutare se stessi e l'essere umano. E, e quindi sono veramente onorata di far parte di questo evento. Se posso, prima come ci hai raccontato prima, non si può vedere nel 2021 ancora eh, immagini del genere e capire eh, che nel mondo ci sono dei bambini che devono subire questo. Mm. E, e la cosa che fa ancora più male è che c'è gente che, che lo permette che ci sia gente senza cuore. Grazie Oksana e allora. Eh, anche lei ha lanciato il messaggio, quindi eh, basta poco, veramente un sms, una telefonata al 45586. Ti ringraziamo Grazie per la testimonianza Oxana eh, e siamo in chiusura. Eh, volevo solo eh, prima di fare i dovuti, ringraziamenti a chi eh, consente fattivamente poi eh, di organizzare. Questo evento eh, e aiutare appunto Missioni Don Bosco. Eh, dirvi Accennarvi anche a per, chi, eh, per chi ci sta seguendo in diretta mh, online a alcuni punti eh, del percorso che saranno toccati perché lo dicevo eh, in precedenza: è veramente qualcosa di straordinario. Eh, questa è l'unica gara che appunto parte eh, da eh, piazza Pio XII, quindi in sostanza a pochi metri da piazza San Pietro poi da lì eh, si attraverserà eh, Ponte Vittorio Emanuele II si passerà per l'argo di Torre Argentina e da lì eh, entreremo i runner anzi entreranno proprio nel cuore della Roma imperiale con via del Teatro Mancello piazza Bocca della Verità e eh, da via dei Cerchi si farà via di San Gregorio quindi eh, con la vista del Palatino si arriverà piazza del Colosseo e tutta via dei Fori Imperiali piazza Venezia via del Corso e via Condotti, si entrerà anche in Piazza di Spagna e, e poi da lì via del Babuino, Piazza del Popolo, eh, si ritornerà indietro prendendo Ponte Regina Margherita e quindi si entrerà nel quartiere eh, Prati, quindi in via Cola di Rienzo, Piazza Cavurra, da lì si eh, attraverserà via di Porta Castello con eh, via della Traspontina per arrivare dentro via della Conciliazione con vista alla Basilica di San Pietro fino all'arrivo in Piazza Pio XII e veramente parliamo di un percorso unico al mondo e quindi ehm, per le conclusioni eh, io eh, volevo eh, intanto di nuovo ringraziare i nostri ospiti partendo da Oxana Corso dal presidente di Missioni Don Bosco, Don Daniel Antunez e dal collega Antonio Labanca. Eh, volevo appunto ricordare che la manifestazione è promossa da Missioni Don Bosco Valdò Collus in collaborazione con Opera Romana Pellegrinaggi ed è organizzata dalla SD Corsa dei Santi. La corsa eh, ringrazia gli organizzatori della Prime Time e ringraziano il title sponsor che è il Consorzio Melinda e i fornitori ufficiali Acqua Minerale San Benedetto Cisalfa Sport e Adora, i partner tecnici che sono la Società Agricola Ciuciù e eh, One Coffee Industries e, mh, e il supporter eh, partner che è Ottaviani, da sempre eh, vicino alla manifestazione eh, con le Medaglie che anche quelle sono eh, straordinarie, la radio ufficiale Latte e Miele, il media partner Corriere dello Sport e per la fornitura di prodotti Equilibra SRL. Eh, la manifestazione, la Corsa dei Santi, è patrocinata dall'Associazione Arma Aeronautica, dalla Città Metropolitana di Torino, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Pontificio Consiglio della Cultura, dalla Regione Lazio. Dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita. Eh, un eh, ringraziamento aggiuntivo all'Associazione Nazionale Vigilanza dell'Aeronautica Militare e la collaborazione tecnica della Gara e della Axi Italia Atletica. Io eh, ringrazio eh, tutti gli ospiti di nuovo e i colleghi intervenuti e chi ci sta seguendo in diretta. E Do l'appuntamento fin da subito per donare al 45586. Eh, ridiamogli la loro infanzia. Rinnovo lunedì 1 novembre, ore 8.30. La partenza. Eh, ci potrete seguire su, eh, anche su canale 5 all'interno di Mattino eh, 5. Quindi eh, donate, donate e donate. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.